Dopo i quattro ragazzi morti nel crollo di Genova, Torre del Greco saluta un'altra sua figlia. Una commozione sobria ma molto sentita, quella che la comunità corallina ha riservato per l'ultimo saluto di Maria Immacolata Marrazzo, l'avvocatessa di 43 anni morta nella strage della Gola Raganello nella Sila calabrese. Il funerale si è svolto 24 ore dopo quello di Qualiano. Per le altre due vittime napoletane della tragedia, i coniugi Antonio e Carmen Santopaolo, per attendere il miglioramento delle condizioni di salute della loro figlia minore Chiara. C'erano anche loro durante quella maledetta escursione sul fiume Raganello, ma erano distanti dalla madre, abbastanza da non essere investiti in pieno dall'onda di fango. Al termine della cerimonia, che si è tenuta nella Basilica di Santa Croce, parenti e amici hanno voluto leggere lettere dedicate alla donna. All'uscita della bara centinaia di persone hanno tributato un lunghissimo applauso a Maria Immacolata Marrazzo. A portare il feretro della donna, tra gli altri, è stato il marito, Giovanni Sarnataro, come detto presente anche lui nel Pollino al momento della sciagura, insieme ai due figli di 11 e 9 anni. Nella sua saggezza lui mi disse così: Dio perdona sempre. Noi uomini perdoniamo qualche volta, la natura non perdona mai.